mi taccio. Grazie Giuseppe Ardizzone, sentiamo a questo punto di Lazzaro cosa ne pensa lui dell'aspetto etico, cioè come si può ribaltare in qualche maniera il problema etico del consumatore che viene utilizzato in maniera più o meno, diciamo così, furbesca da parte dell'azienda, che attraverso questo sistema di coinvolgimento di emittente, ricevente, ricevente, emittente, riesce a coinvolgere in maniera forse poco etica. E questo è il nocciolo della questione. Il sistema delle regole nel campo del 2.0 non è solo relativo alle campagne di comunicazione, ma è veramente un problema etico e delle regole. Insomma, diciamo che un po' scherzando, prima dicevamo che qui il business del futuro sono degli avvocati del 2.0, perché c'è una tale vacanza e poca chiarezza legislativa nazionale e sovranazionale, perché qui c'è anche il tema di se puoi intervenire. Pronto? Sì, no, stavo facendo prima, ci siamo incontrati, abbiamo fatto l'esempio, non so se lo sapete, su Flickr sono disponibili immagini e molte agenzie pubblicitarie, molti giovani ovviamente vanno su Flickr per scaricare le immagini e utilizzarle per campagne pubblicitarie, cosa che di più legale non c'è tecnicamente. E abbiamo scoperto, sappiamo che molta gente carica appositamente immagini all'interno con ovviamente un tracciamento, sapete che le foto possono essere tracciate, Flickr permette di tracciarle, e quindi quando qualcuno utilizza quelle immagini anche modificate e il tracciamento rimane, le persone tecnicamente vanno a fare causa a quei siti internet, quelle aziende o quelle agenzie pubblicitarie che hanno utilizzato le loro immagini. Quindi effettivamente è diventato un po' come in America un modello di business fondamentalmente. Sì, questo è... Tutta la grande rete prende molti pesciolini, cioè praticamente c'è una specie di rete di pesciolini che abboccano. Sì, altro che class action. Qui se hai 10 milioni di potenziali vittime, se anche ognuno riesce a prendere $10, beh, insomma, non dispiace a nessuno 100 milioni di dollari. Insomma. E quindi un suggerimento per i giovani: lasciate perdere la comunicazione, l'informatica, l'intelligenza artificiale, buttatevi in. Giurisprudenza, tornate tutti a giurisprudenza in questo campo particolare. È un consiglio che darei ai miei figli se non avessero fatto altre scelte, ahimè, più tradizionali, medicina e cose così, molto old economy. Tornando un po' più seri, l'altro, quindi il problema delle regole è fondamentale. E ripeto, soprattutto il fatto della sovranazionalità, perché insomma, adesso senza stare a fare troppi esempi, però qualcuno suggerisce a qualcuno, dice, vabbè, la server farm, mettila in quel posto dove le leggi sono diverse. Qui siamo veramente in una giungla legale e legislativa che rischia, ma ripeto, mi dispiace, stiamo parlando di comunicazione, ma su tutti i campi del web 2.0. Però voglio dire l'altra faccia della medaglia: come può la comunità difendersi essendo comunità? Allora, finché questi 10 milioni di soggetti, 100 milioni di soggetti rimangono soggetti individuali, probabilmente sono molto aggredibili, però la rete serve a fare community, comunità. Quindi, a mio parere, l'organismo del 2.0 si difenderà creando delle community che altro che class action e cose di questo genere fanno. Una campagna virale contro un brand, ci sono stati dei casi, se voi siete del mestiere, diciamo, può avere degli effetti devastanti. Quindi io sono fiducioso da essere umano, per l'appunto, che l'organismo 2.0 si difenderà. Un suggerimento solo, tanto per eventualmente avere altri spunti di riflessione. Prima dicevi, io vorrei parlare non col buyer, ma col committente. Eccola l'opportunità. Sul 2.0 stanno i committenti. Quindi, per parlare, io parlo di user generated requirements nella mia azienda, non contents, ma io voglio spostare l'attenzione nella rilevazione dei requisiti, dei bisogni, e anche nella pubblica amministrazione mi farebbe piacere che tutti i grossi enti si buttassero su questa rilevazione dei bisogni tramite il 2.0, dove la gente parla forse in maniera più spontanea, in maniera più diretta e soprattutto più veloce. Torno sempre a questo aspetto. Grazie di Lazzaro. A questo punto la parola di nuovo a Paola Manfroni, al quale chiederemo approfondimento, visto che purtroppo oggi non è presente in modo di Sismondi, ma questa ipotesi che appunto ricordo su Zoppa è stato applicato questo contest che scadrà il 15 luglio. Lei o tu pensi disponibile, diciamo così, sei disponibile a pensare che anche la pubblica amministrazione può entrare in questo mercato, oppure essendo un soggetto pubblico deve avere così un aspetto più dirimente sulla professionalità delle persone che vengono impegnate nella comunicazione pubblica? Grazie. Allora, parlavamo prima appunto di brief e di committenza. Quando
parlo di buyer e committente, a volte sono la stessa persona, è un'attitudine interna, cioè quello che dico è che la comunicazione non si compra, si commissiona. Quando dico si commissiona significa che se al monte, diciamo alla fonte, non c'è qualcuno che sa cosa vuole fare, cioè la comunicazione non esce bene, no? E questo per la pubblica amministrazione è particolarmente importante, perché nella pubblica amministrazione ovviamente non ci sono le stesse competenze che in grandi aziende, perché le grandi aziende ci fanno i soldi con la comunicazione, la pubblica amministrazione teoricamente fa dell'altro. Quindi spesso le competenze per scegliere dei percorsi di comunicazione non sono interne alla pubblica amministrazione, quindi a maggior ragione la pubblica amministrazione deve affidarsi a dei consulenti. Poi che poi il consulente possa anche attivare un'operazione di crowdsourcing, è chiaro che tra l'altro bisogna fare attenzione, tra contest, allora, lo stellone dell'Italia è stato scelto con un concorso, a parte che appunto nell'altro secolo il 90% della popolazione era analfabeta e il 10%, l'uno per mille faceva l'artista e partecipava ai concorsi, oggi tutti hanno accesso ipoteticamente a fare un segno, perché spesso poi i loghi eccetera, uno dice vabbè ma che ce l'ho, faccio anch'io, no? La solita, qui c'è scritto ogni arte è stata contemporanea a suo tempo, no? E la cosa, ma l'arte contemporanea, ma un taglio, una tela, che ci vuole, anch'io so Fontana, e un po' noi nell'ambito della grafica questo discorso ce lo sentiamo fare, no? È vero, cioè il taglio lo può fare chiunque, un percorso e l'inserimento di significato, cioè siccome significato e coerenza e sorpresa, poi quindi capacità di tirare sull'attenzione sono le caratteristiche di una comunicazione professionale, questa non la trovi così con un contest, quindi a maggior ragione, visto che la pubblica amministrazione poi spende soldi nostri, dovrebbe spenderli sensatamente mettendo a lavorare dei professionisti. Grazie Paola, di nuovo alla terza, chiederei uno specifico ragionamento sull'aspetto etico, appunto sull'aspetto delle relazioni pubbliche che possono essere così messe in campo, nel senso che spesse volte questi contest hanno più un aspetto propagandistico che diciamo realizzativo. C'è un aspetto propagandistico che può essere un rischio di fondo di queste azioni nel pubblico e anche nel privato, che comunque si fa bello perché è un privato 2.0. Prego. Grazie Mau. Beh, purtroppo ribadisco quello che ha detto la collega dell'Art Director Club, è vero, nel senso che effettivamente nelle amministrazioni pubbliche manca chi può effettivamente giudicare una effettiva campagna di comunicazione. Per questa volta forse l'unica cosa per cui mi rispondo quando faccio alcune domande della serie è come mai esistono alcuni tipi di campagne di comunicazione che sarebbe meglio che non fossero uscite, soprattutto perché pagate con i nostri soldi. Quanto fa invece una società privata, decisione sua, discutevamo sempre prima di alcuni soggetti che decidono tecnicamente proprio di fare campagne non etiche proprio per fare rumore. Il problema di fondo che abbiamo adesso è che dobbiamo fare per forza rumore. Il rumore è importante perché dobbiamo farci ascoltare, c'è troppo sovraffollamento di comunicazione. Quindi a volte tecnicamente può bastare anche una sola campagna di comunicazione, anche una semplice sola affissione, abbiamo l'esempio di Titti Lines che ha fatto un'unica affissione 4 anni fa e con quello si è fatta una campagna a livello nazionale. Quindi abbiamo vari esempi, sono scelte strategiche che devono essere fatte, però devono essere ponderate, bisogna conoscere le regole, bisogna conoscere le carte, bisogna conoscere effettivamente quali sono le regole, il codice di autodisciplina, ribadisco, della legge sul diritto d'autore, anche sul codice della privacy. Una volta che uno conosce tutte le regole, ci gioca e a quel punto sa quali possono essere le conseguenze. Sul pubblico lo vedo un po' più problematico, sul privato sicuramente sono un po' più esperti, confido in una campagna di comunicazione crowdsourcing, però attenzione a tutti quanti. Grazie. Abbiamo qualche minuto ancora per il momento delle proposte, quindi chiederei un po' un giro veloce di tavolo su proposte operative, di incontri, associazioni, riflessioni, per capire un po' come cercare di regolamentare un sistema che comunque va per la maggiore, ma comunque deve avere delle sue regole, come abbiamo detto. Prego, attenzione. Regolamentare la rete è impossibile. Da un punto di vista di dinamiche, di decentralizzazione dei processi, per sua stessa natura è priva di quella cristallinità rigida, no, di alcune altre dimensioni che conosciamo. In parte condivido il meccanismo dell'autoregolamentazione del sistema, però bisogna anche capire qual è il confine
di un grande equivoco della rete. Il concetto che da quando è nata la rete è gratis di per sé, cioè questo è un dato, cioè, l'e-commerce parla di oggetti, parla di qualcosa che vive di una dimensione comunque di prezzo, che ha una sua specifica area. Quando entriamo nell'ambito del crowdsourcing ci ritroviamo in questa strana zona dove il commerciale improvvisamente diventa fascinazione creativa. Applicato, ripeto, al mondo della pubblicità e al mondo della comunicazione. Sta facendo la fortuna, nel senso che la creazione dei blog verticali è diventato un modello di business, quindi la comunicazione diventa modello di business all'interno della rete. Il problema è le regole di tutela del sistema, da un punto di vista commerciale, dove ci sono delle responsabilità molto, molto stringenti, molto, molto serie, ha bisogno di una, come posso dire, di una definizione precisa, e oltretutto ha bisogno anche di evitare questa approssimazione. Ieri c'era questo interessantissimo dibattito di Giuliano Noci a proposito, diciamo coordinato da Giuliano Noci, che ogni tanto presentava delle slide sul concetto di come sta il paese, come sta l'Italia rispetto al fronte dell'innovazione, della relazione col mercato. Ha presentato delle slide interessanti su come i paesi del BRIC, Brasile, Russia, India e Cina, percepiscono l'Italia e l'innovazione, mettendo anche dei numeri circa la dimensione commerciale. La cosa interessante è che noi abbiamo verso la Cina un export di 30 miliardi di dollari, di euro, scusate, e un'importazione di prodotti falsificati, con brand falsificati, di 60 miliardi. Allora, secondo me, queste sono le cose su cui cominciare a riflettere, nel senso che attraverso il flusso delle idee, attraverso il flusso dei processi creativi che non vengono, tra virgolette, gestiti in maniera congrua, e quindi lasciando libera questa movimentazione di flussi, soprattutto di brand, perché il problema principale che emergeva ieri è che non esiste un brand nazionale. Adesso ritorniamo al tema dei 150, non esiste la percezione nel BRIC del tema brand Italia, non esiste. Non c'è nessuno che sta organizzando una campagna per rendere competitivo il paese verso altri paesi, usando la rete, usando strumenti di comunicazione. Cioè, manca sostanzialmente la consapevolezza che la dimensione di massa dei processi di comunicazione della rete può provocare dei cambiamenti. E soprattutto non lo fa riflettendo sulla complessità del sistema. Allora, tutti vediamo la frazione della nostra, come posso dire, del nostro pezzo di orto, e non vediamo la complessità sistemica in cui ci troviamo. Allora, probabilmente una riflessione da un punto di vista di regolamentazione dei mercati con la provocazione. Sarkozy ha provocato una reazione che è stata, oltretutto non so quanti di voi sanno che c'è stato al G8, una componente fortemente dedicata alla regolamentazione di internet a livello globale. È successo un casino, perché immediatamente l'amministratore delegato di Google a livello mondiale ha chiamato a raccolta le four sisters. Una volta c'erano le sette sorelle che erano le grandi del petrolio, oggi ci stanno le quattro sorelle, le grandi del web. Guardate che è un passaggio da un punto di vista delle economie globali fondamentali, cioè dalla commodity del petrolio, dalle energie, diciamo, di alimentazione del sistema, noi stiamo parlando di energie di alimentazione del sistema, che è il flusso delle informazioni e il flusso della rete. Allora, il tema vero è un tema centrale, e il crowdsourcing consente a chiunque di entrare all'interno del sistema senza la consapevolezza del valore economico. Cioè, il mestiere di domani è dare valore economico ai flussi delle informazioni in rete. Forse ancora non ce ne siamo resi conto, e quindi, secondo noi, proteggere il valore di ogni singolo bit, di ogni singola lettera che mettiamo all'interno del sistema, sia pienamente consapevole. Operativamente significa fare formazione in una maniera completamente diversa, cioè un'educazione alla consapevolezza del valore, non soltanto in termini protettivi, oddio mi fregano l'identità, ma soprattutto del valore che ognuno di noi inserisce nel sistema, perché il sistema stratifica e qualunque informazione che noi mettiamo rimane per sempre, come i diamanti, no? C'è una vecchia campagna che dice un diamante è per sempre, no, un bit messo nella rete è per sempre. Grazie Giuseppe, due riflessioni veloci, poi daremo il tempo per una o due domande, così se siamo web 2.0 dobbiamo avere anche la possibilità di interloquire.
prima riflessione è che noi siamo talmente intelligenti come sistema di paese che avevamo una festa nazionale che era veramente nazionale, che era il 4 novembre, e l'abbiamo fatta fuori. Invece abbiamo lasciato delle feste nazionali che sono sempre delle feste, diciamo così, di spaccatura, no? Monarchia, Repubblica, 25 aprile, una parte sì, una parte no. Siamo talmente bravi che il brand che avevamo, che era il 4 novembre, la grande festa nazionale della prima vittoria unica del sistema paese, l'abbiamo persa. Seconda cosa è il problema di internet, che ormai le società maggiormente capitalizzate a livello mondiale hanno soppiantato. Se uno vede dopo 20 anni quella che è la borsa di New York, non vede più General Motors, vede Google, cioè ormai il sistema immaterializzato ha riempito anche di capitali quelle che sono le aziende, non è più l'azienda di automobili o petrolifera che fa business. Avete visto anche il salto di LinkedIn che in un giorno è aumentato del 110% in quotazione in borsa, ma sono le aziende immateriali che ormai sono maggiormente rappresentate anche a livello di borsa internazionale a partire da quello di New York. Abbiamo tempo per uno o due domande.